Eccoci, buonasera a tutti con il nostro primo appuntamento con questo nuovo format di Degusta con Guida Bio. Abbiamo il piacere di essere qui e di avere qui con noi Monica Raspi di Fattoria Pomona. Ciao Monica! Ciao a tutti, grazie di guardarci, di ascoltarci. Bene, siamo in pieno Chianti Classico, no? Siamo a Castellina in Chianti, una delle zone d'elezione del Chianti Classico, una delle diciamo anche delle zone delle colline più belle d'Italia, no? Non solo della Toscana. Monica, ci dici qualcosa di te e della tua azienda, ovviamente. Allora, sì. Volentieri. Allora, io non sono nata agronoma né vignaiola né niente di tutto ciò e non sono tuttora agronoma. Io nasco veterinario e con un totale disinteresse e disamore alla natura, a quello che era il vigneto, a quello che era questa aziendina che i miei genitori avevano recuperato dall'azienda del mio bisnonno che era andata in abbandono con la fine della mezzadria, quindi avevano recuperato iniziando con un ettaro negli anni 80. Poi vabbè, varie vicissitudini, vicende familiari, le cose sono andate avanti, la mia mamma ha continuato a gestire tutto anche dopo che mio padre è mancato e a un certo punto mi ha detto io non ce la faccio più, sono stanca, sono vecchia, il mondo è difficile, internet è troppo difficile per me, quindi o te ti occupi di questa azienda oppure la vendiamo perché non possiamo abbandonarla di nuovo, con quanto ci abbiamo lavorato non è possibile. E io quando, da una che proprio non si era mai interessata all'azienda, avevo il mio ambulatorio veterinario, avevo un'altra vita, questa cosa della vendita mi sono sentita dentro che non volevo, assolutamente non volevo, per cui ho venduto l'ambulatorio e mi sono infilata in questo guaio. Per me all'inizio è stato un guaio. E senza sapere nulla, senza aver mai studiato nulla, senza aver neanche mai aiutato mia madre, poi adesso anche lo dico con senso di colpa, perché mi è anche dispiaciuto dopo, quando ho visto di cosa si trattava questo lavoro. E niente, quindi ho iniziato nel 2007 ignara. E poi nel 2008, con la primavera piovosa, con il consulente che avevamo al tempo che mi diceva dai questo, dai quello, prodotti chimici, siccome io sono un medico, sono andata a vedere quello che stavo dando in vigna e ho detto no, c'era Mancozeb, c'era Roundup, c'era di tutto, i peggio veleni veramente. E quando ho letto i bugiardini questa roba ho deciso no, io questa roba a casa mia dove c'ho i miei figli, dove faccio il vino che io bevo, non, e comunque non è questione di casa mia è un po' tutto, no? È anche casa nostra, no? È Certo. l'ambiente. E quindi nel 2012 ho iniziato la conversione al biologico, mi sono fatta aiutare da un consulente molto bravo che è Ruggero Mazzilli, che è un agronomo bravissimo che si occupa di viticoltura biologica e da lì piano piano ho cominciato a capire come funzionava questo Bene, no, mondo, un po' prima. studiando e un po' lavorando. No, prima, Dimmi. insomma, quando ancora, diciamo, a telecamere spente, tu mi hai detto una cosa molto bella, no? Mi hai detto: ho solo 6 ettari, riesco a curare le mie piante, ma poi hai fatto un altro passaggio, le mie foglie, una ad una. Sì, perché poi all'inizio, quando ancora non avevo fatto la conversione al bio, stavo sempre chiusa in cantina perché quasi mi faceva paura andare a vedere queste piante perché non sapevo come trattarle, non sapevo come toccarle, avevo paura di sbagliare tutto. Quando poi ho iniziato la conversione al biologico e Ruggero mi ha preso più che per mano per la collottola e mi ha detto: guarda che te in vigna ci devi andare, devi capire le piante. E da lì è scoppiato questo amore per questo lavoro, perché non sapevo come toccarlo. Ruggero mi ha preso più che per mano per la collottola e mi ha detto: guarda che sei in linea, se devi andare, devi capire le piante. E da lì è scoppiato questo amore per questo lavoro. Mi sento meglio. Bene, allora io direi di cominciare a parlare soprattutto di dirci due parole su questo vino, su questo Chianti Classico 2018. Ecco, facciamo vedere Eccolo qua. Pronto. a tutti la Eccolo qua. bottiglia. E il bicchiere anche, che è la cosa importante.
Allora, il Chianti Classico. Questo è un Chianti Classico 2018. 2018 è stata un'annata piuttosto fresca, anche piovosa, almeno da me è stato tutto il mese di agosto molto piovoso, quindi ricco di preoccupazioni per la salute delle viti. Quindi quello che dicevo prima delle foglie, che si cerca di, nei casi di annate calde e siccitose come la 17, magari cerchi di lasciare un parco fogliare maggiore, dare maggiore ombra ai grappoli, in annate come la 2018 passi, sfogli intorno al grappolo e cerchi di far passare il più possibile l'aria che l'asciughi questo grappolo. Quindi è un'annata che ha un alcol abbastanza normale, perché ha 13 gradi e mezzo, che non è più tanto normale negli ultimi anni avere una gradazione come questa, perché spesso si va sui 14 e oltre, perché fa troppo caldo, c'è il cambiamento climatico, e niente, quindi abbiamo vendemmiato la prima settimana di ottobre. Normalmente sì, la vendemmia è tra fine settembre e inizio ottobre, quello dipende dalle annate. La cosa importante è che il Sangiovese arrivi al suo grado di maturazione, il giusto grado di Giusto. maturazione, perché in quel modo lì riesci a fare dei prodotti veramente di alto livello, di equilibrio soprattutto. E niente, quindi nel 2018 vendemmiata i primi di ottobre. Noi vendemmiamo a mano, ovviamente, abbiamo 6 ettari, l'azienda è piccolina, quindi chiaramente facciamo un lavoro artigianale e niente, portiamo le cassette con l'uva alla cantina, lì abbiamo la diraspatrice, tagliamo i raspi e Monica, mettiamo il perdonami, vendemmaio. allora, quindi proprio una volta, ovviamente, una volta fatta la vendemmia, avete pressato queste uve brevemente prima di arrivare in bottiglia, abbiamo detto controllo della temperatura Esatto, e fermentazione poi. spontanea a temperatura di 25 gradi e poi fa acciaio fino a quando non ha finito la Arriva in malolattica, vetro. che farà, la fa in primavera spontanea pure quella. Certo, Adesso sta ovviamente. facendo la malolattica. Dopodiché fa Perfetto, un allora. No, passaggio di legno vai, vai, finisci, circa, finisci. come, scusa? No, dico te, vai, vai, vai avanti, vai. Passaggio in legno di circa 8 mesi, abbiamo delle botti abbastanza grandi, vanno dai 10 ai 25 ettolitri. Cioè, passaggio in legno secondo me è importante per certe evoluzioni che ha il vino dentro il legno, ma non per assorbire il sapore del legno, che invece trovo sbagliatissimo. Cioè, nel senso, se non hai un vino buono, vabbè, se devi coprire qualcosa va bene che sappia di legno, ma se no il vino si sa. Questo almeno è il mio pensiero. Quindi botti non nuovissime, circa 8 mesi. Poi comunque sia l'assaggio si fa tutte le settimane, si fa tutto il giro delle botti, questo è un bel Bene, lavoro, allora, quindi. proprio a proposito di assaggio, io direi andiamo ad assaggiare, no, questo vino. Certo. E L'analisi soprattutto. sensoriale me la fai te, eh? Vai. Io No, sono un ma soprattutto veterinario, quello. ribadisco. Come, perdonami? Sono un veterinario, non sono un Ah, enologo. ok. No, soprattutto non so se si vede un bel colore rosso rubino, no? Un vino anche abbastanza trasparente che al naso esprime proprio quelle belle note fruttate, di frutta rossa, di la ciliegia, c'è la marasca, anche La ciliegia di Castellina. un po' di ribes. Poi arrivano anche delle note floreali che possono ricordare un pochino la violetta, un po' la rosa canina. La cosa interessante è che arriva poi una nota balsamica prima della vaniglia. Grazie. Bravissimo. Una nota balsamica prima di quella leggera vaniglia che è data ovviamente dal legno, ma è un legno in questo caso che è appena accennato, è un legno non invasivo, proprio come la filosofia di Monica, insomma, voleva, come tu volevi. Certo, Sentiamo esatto. all'assaggio questo vino.
L'assaggio è bello, è pieno. rotondo, sì. Devo aprire la Rotondo, sì, maturità e la assolutamente, maturità. morbido. Scusami, Giuseppe, sì, è una 2018. In realtà, questa, devo dire, io devo ringraziare Monica e grazie anche a te, Giuseppe, che mi hai dato la possibilità di poterlo fare, perché in realtà è una vera e propria anteprima, no, Monica? Di Esatto, sì, questo questo è vino. un vino imbottigliato a settembre e è uscito ora, adesso proprio. Sarebbe uscito per la Leopolda, non c'è stata. Quindi diciamo siamo stati fortunati per questo. Intanto un saluto all'amico Vincenzo Mercurio. Ciao Vincenzo. Ciao Vincenzo. E Dicevi giustamente che è rotondo, ma non perché ci sono vitigni internazionali, perché è un no, è rotondo Sangiovese perché secondo me classico la rosso. maturazione fenolica dell'uva era giusta, era esatta. E, tra l'altro, quel legno appena dosato e poi smorzato da questo cemento, no, vetrificato di cui mi parlavi prima, ci fa sì che anche in bocca questo legno non si senta, sia un legno appena accennato. E la cosa bella in bocca è che poi ti lascia questo retrogusto di arancia sanguinella, no? Questo retrogusto agrumato proprio di arancia sanguinella in bocca, che è veramente interessante perché. Perché ti dà voglia ancora di bere, di tornare nel bicchiere. E penso che la prima cosa che un produttore voglia, ma non solo un produttore, anche un ristoratore, anche noi consumatori vogliamo che il vino finisca. E quindi appunto Deve essere un piacere. questa vena fresca Esatto. finale, insomma, ci porta in questa direzione. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, se ci sono domande da parte di qualcuno. Ma io aggiungo solo che, a parte la questione della maturità, la questione del legno che deve essere ben integrato e non si deve sovrapporre, il fatto che dicevi te che ti richiama il secondo bicchiere è la cosa fondamentale, secondo me, perché quello che mi interessa è che il vino sia godibile e che tu abbia voglia di riempirti di nuovo il bicchiere e che la bottiglia alla fine del pasto sia vuota. Questa è la cosa che io perseguo. E il cemento che viene dopo il legno serve tanto per ripulirlo perché ha un'azione di pulizia fantastica il cemento. Me ne sono accorta per caso perché avevo due vasche vecchie dei miei e ho detto vabbè. Avevo pochi soldi tra l'altro all'inizio, non era molto facile. Allora ho detto, vabbè, le faccio rivetrificare così ho due contenitori in più e mi sono accorta di questo sedimento fantastico che c'è dentro il cemento, che la temperatura costante, la superficie interna non liscissima, dà questa grandissima pulizia al vino. E poi va in bottiglia. Dicevo, è un Sangiovese quasi in purezza, c'è un pochino di colorino. No, eppure la storia del colorino ce la racconti, anche a chi ci ascolta, perché la storia del colorino. Certo, sì, io c'ho queste vigne che, vabbè, alcune vigne le ho piantate io da quando sono in azienda ho piantato solo Sangiovese perché mi piace il Sangiovese, c'è poco da fare. Io però mi sono ritrovata delle vigne piantate dai miei genitori, quindi delle vigne anche di una discreta età, cioè delle vigne di 20, di 30 anni, di 40 anni, e in queste vigne un po' intercalate, un po' come era un po' anche il modo di fare il vino prima, no? Di avere dei vigneti con Tutti dei mischiati, no, tutte piante filari. mischiate. Le piante no, i filari sono mischiati, ci Sì, no, sono dei dico, però Cabernet prima, Sauvignon una Blanc. volta capitava anche quello, voglio dire, no? Una volta c'era il vino bianco, cioè era tutto mescolato, buttavi tutto dentro, Certo. capito? E i miei un po' hanno ricreato questa cosa mettendo dei filari di Cabernet e anche dei filari di colorino perché loro usavano avevano questa usanza di usare questo concentrato per il rossissimo, per dare colore, a un certo punto mio padre assaggiava, diceva, mamma che ciofeca sta roba, ma perché devo mettere sta ciofeca nel vino? Mettiamo un'uva che faccia colore, quindi piantarono del colorino. Io sono contraria a segare delle piante di 40 anni perché non sono più di moda, tipo il Cabernet Sauvignon. E quindi le uso. Quindi il Cabernet Sauvignon lo vinifico in purezza e lo faccio solo in acciaio come tutti gli IGT e mi piace così.
E il colorino lo distribuisco, siccome il colorino resiste più del Sangiovese, quindi puoi pendemmiarlo anche dopo, soprattutto in un'annata come la 18 che è piovosa, poi lo distribuisco nelle varie vasche che saranno più o meno, penso io, che saranno Chianti Classico, e quindi ci va questa piccola percentuale di colorino. Che però, l'importante è che il vino sia buono, no? Che poi No, no, ognuno ma lo fa infatti come meglio proprio, crede. proprio per il vino buono io volevo far vedere a chi ci sta guardando, no? Insomma, che il mio è finito nel mio calice e quindi soprattutto se siamo in degustazione qualcosa vorrà significare. Nel frattempo volevo salutare gli amici che si sono aggiunti, Gea, Michele e Alessandra. Bene. Direi che insomma abbiamo detto tutto. Se non ci sono domande da parte di chi ci ascolta, dove viene affinato? Ci chiede Pasquale Longo. Pasquale, abbiamo detto che fa un piccolo affinamento in legno, ma lo faccio dire a Monica, insomma, che è certamente più preparata di me da questo punto di vista. Sì, fa un affinamento di circa 8 mesi in botti di Rovere di Slavonia che vanno da una grandezza dai 10 ettolitri ai 25 ettolitri. Ogni tanto le botti nuove vanno comprate, per cui quando si comprano le botti nuove si cerca di fare attenzione che queste botti non influiscano Non siano troppo sul sapore troppo del vino, incisive, ecco, che mettiamola non così, sia troppo no? invasivo. E devi assaggiarlo via via e quando l'assaggi e senti che il legno diventa invasivo lo porti, niente, lo sposti e lo metti niente. Metti in cimento, Certo. pronto. Ovviamente quando lo Sto cambiando assaggia Monica, anch'io fa bottiglie. attenzione che non ci sia anch'io, altrimenti poi lo beviamo tutto, insomma. Ma insomma, ora berlo tutto ci vuole. Se vieni, io un assaggio dalle botti lo faccio fare con piacere, è una cosa che mi piace tantissimo. Anche perché poi io vendemmio sempre molto separato, perciò appunto ho la vigna di sopra, la vigna di sotto, la vigna a destra, a sinistra, quella vecchia, quella giovane. Faccio tutte vasche separate, che poi è anche più divertente quando vai a assaggiare, senti tutte le varie, che proprio hanno un sapore diverso queste le vigne, anche se sono Certo. tutte vicine, ogni vigna ha un sapore suo, quella è una cosa molto Monica, bella. scusami, Giuseppe Coppola ci chiedeva che tipo di allevamento, come allevi le vigne, no? Quindi con che tipo di sistema? Allora, le vigne, quelle vecchie che ho ereditato, sono allevate a cordone speronato. Da buon anni 80, da buona azienda degli anni 80. Quelle che ho messo io le ho fatte tutte a guaio. Le ho fatte a guaio sia per un motivo, perché da noi c'è tanto mal dell'esca, quindi si riduce l'incidenza di questa malattia usando la potatura a guaio, ma anche perché c'hai una riduzione naturale della produttività che non è il 2 chili a pianta, che è l'altra cosa che io non tollero, no? Dipende dalla pianta. Ci sono delle piante che reggono 3 chili e delle piante che non ne reggono uno. Le vedi che non ce la fanno, capito? Quando passi in vigna le vedi e le Vabbè, ma tu lo alleggerisci, puoi però vedere perché tu preferisco che ovviamente sia così. curi foglia per foglia, pianta per pianta e quindi ovviamente lo puoi vedere. Certo, perché l'azienda è piccolina, ha i suoi difetti, però Però ha anche i il suoi vantaggio di pregi, no? poterti seguire tutto ce lo hai, capito? E quindi niente, guaio, tutto inerbito, faccio un filare inerbito e un filare piantato a sovescio con Ok. orzo e trifoglio. Così io non do mai concimi alle vigne, tanto l'inerbimento da sé dà un'ottima struttura al terreno, salute, aria che circola all'interno, sostanze nutritive che vengono rese disponibili. Se te c'hai una vita all'interno del terreno, c'hai anche sostanze nutritive disponibili e quindi siccome le radici sono lì, la pianta poi è più in equilibrio, è più contenta. No, io la vedo così. Bene, allora io se non ci sono altre curiosità da parte dei nostri ascoltatori, direi che possiamo congedare Monica. Vedo che nessuno ci scrive, quindi direi salutiamo tutti, ricordiamo che avremo un altro appuntamento venerdì prossimo, seguiteci che vi sveleremo con chi saremo. Seguite ancora Bene, Guida Bio. grazie a tutti. Ciao, ciao, Oh, grazie a te Monica, grazie a tutti. Dimmi ultima cosa, c'ho una tutto. novità degli ultimi giorni. Ho fatto un vino nella bottiglia da litro con tappa a corona, che è un IGT, chiaramente non può essere un Hai Chianti fatto Classico, un vino? però No, aspetta, questa, no, aspetta, questa me la devi dire. non Hai ce fatto l'hai un perché vino? l'ho fatto la settimana scorsa. Sì.
Hai fatto un vino nella bottiglia da 1 litro con il tappo a corona, ma non è un rifermentato però. No, è un Sangiovese, Ok. purezza delle vigne giovani, e l'ho messa nella bottiglia più semplice possibile. L'idea è tavolata, visto che siamo sempre tutti isolati, l'idea era tavolata di amici, apro la bottiglia, 1 litro di vino semplice, però godereccio. Ecco, vino Sì, democratico l'ho chiamato. però gli amici devono essere pochi perché è 1 litro. E beh, si può prendere 2 o 3 litri comunque. Grazie di avermi ascoltato per tutto questo. Grazie a tutti, coloro che ci hanno ascoltato. Venite in cantina appena si potrà. Venite a trovarmi in Speriamo cantina che vi aspetto. presto. Ciao a tutti, grazie. Grazie. Ciao, grazie a tutti. Il bicchiere è vuoto il mio. Ma il mio è pieno perché l'ho riversato. E io non rimetto in nulla. Eccolo qua. Che ci vuole? Eccolo qua.